tutti e ciao a tutte, ben ritrovate, come state? Finalmente riesco a fare un nuovo video, lo so che vi avevo promesso e vi prometto che i prossimi video usciranno uno dietro l'altro, vedrete, anche perché ci sono tantissime novità in arrivo e che non vedo l'ora di condividere con voi, quindi ho deciso comunque di fare tantissimi video anche su YouTube perché siete in tante di voi a non avere Facebook e Instagram, quindi eccomi qui a condividere con il mondo appunto tutte le novità che arriveranno. Ma oggi non ci dedichiamo a nessuna novità. Oggi voglio dedicare il video ad un argomento che spunta sempre più spesso nei messaggi che mi state inviando e riguarda la poca consapevolezza che si ha su quello che succede quando esponiamo i nostri capelli ai raggi solari, alla salsedine, al cloro e così via. Perché ovviamente i capelli non si scottano come succede con la pelle e quindi siamo indotti a pensare che appunto non ne soffrono. Ebbene, il problema è che poi quando arriva l'autunno, puntualmente la nostra chioma ci presenta il conto, perché la ritroviamo sfibrata, inaridita, seca, con doppie punte, insomma tutti i disastri possibili. E questo ci fa capire che ovviamente anche i capelli ne soffrono. Per non parlare del colore sbiadito, e veramente basterebbe solo dedicare qualche minuto in più anche ai nostri capelli nella nostra beauty routine quotidiana per poter arrivare a fine estate con una chioma che insomma è dignitosa e insomma non abbiamo vanificato in 10 giorni al mare, insomma tutte le cure che abbiamo dedicato durante l'anno alla nostra chioma. Quindi ho deciso di fare con voi quello che ho fatto anche con me stessa, perché ho visto che funziona benissimo: spiegarvi per filo e per segno cosa succede quando esponiamo la nostra chioma ai raggi solari, alla salsedine, al cloro, e successivamente farò un video anche dove condividerò diciamo delle dritte che sono veramente efficaci e che ci permettono appunto di evitare i danni di cui vi parlo oggi. Si tende sempre a passare da un estremo all'altro. Oddio, il sole fa male, meglio evitarlo, non prenderlo proprio. No, il sole fa bene, il sole preso in maniera saggia fa solo bene, anzi la vitamina D che ne diffonde fa solo bene e incrementa anche la produzione di cheratina, che è la proteina principale che si trova all'interno del nostro fusto. Vi ricordo che io avevo già fatto un video dedicato su cosa e di come sono fatti i capelli, proprio per aiutarvi a prendervi cura dei capelli in maniera consapevole, quindi in caso vi fosse sfuggito e vi interessa l'argomento, vi lascio un link qui sopra. Però ovviamente se noi andiamo a prendere il sole nelle ore più calde della giornata senza proteggere la nostra chioma, ovviamente l'azione benefica del sole diventerà dannosa, non solo per la nostra pelle ma anche per i nostri capelli. Quindi sono sicura che non appena capirete i danni che l'umidità alta, i raggi solari, la salsedine, il cloro portano alla nostra chioma, penserete due volte prima di esporvi al sole. I danni che avvengono durante l'estate, quindi per colpa di tutti gli agenti atmosferici che vi ho elencato anche prima, avvengono a livello del fusto, che è questo, che è materia morta, ma anche a livello del cuoio capelluto. E ora andiamo a vedere ogni singolo che tipo di danno può subire. Partiamo dalla premessa che le caratteristiche fisiche dei capelli esposti agli agenti atmosferici, quindi salsedine, cloro, vento, umidità alta, raggi solari, subiscono proprio delle modifiche che possiamo appurare anche in prima persona guardando la nostra chioma, che ovviamente risulterà meno elastica, quindi anche più propensa alla rottura, meno resistente ai danni meccanici da phon. Quindi già questo è una testimonianza del danno che avviene, ma non finisce qui. I danni che avvengono a livello del fusto possono essere assottigliamento della fibra capillare, può essere la disidratazione e la secchezza della fibra capillare, il che porta anche delle lunghezze rovinate, quindi sfibrate, a doppie punte oppure punte che si spezzano, come anche lo sbiadimento del colore. Ma adesso andiamo a vedere ogni singolo per poter
capire bene esattamente cosa succede. Allora, cosa porta all'astutiliamento del fusto? Tutti questi agenti atmosferici di cui vi ho parlato prima aggrediscono e indeboliscono il fusto, portando ad un'alterazione delle proteine che compongono, come dicevo anche prima, il nostro fusto, e determinano un cambiamento della composizione chimica del capello, che subisce un processo di fotodegradazione che purtroppo è irreversibile. Se la pelle riesce ad autoripararsi, ricordatevi che il capello non tornerà mai più come prima una volta che appunto subisce un danno, ecco. Gli stessi agenti atmosferici fragilizzano e rompono l'equilibrio del film idrolipidico, che appunto poi porta ad una chioma disidratata, inaridita, spenta, opaca. Quindi assolutamente noi dobbiamo utilizzare dei prodotti che vanno a proteggere i nostri capelli, appunto reintegrando il nostro film idrolipidico, e di questo vi parlerò sicuramente nel prossimo video. E ovviamente l'ultimo danno sulla mia lista di possibili danni che avvengono appunto quando ci esponiamo al sole senza proteggere i nostri capelli è lo sbiadimento del colore. Sbiadimento che avviene in seguito all'eccesso di radicali liberi che produce il sole, che porta ad una deteriorazione del pigmento sui nostri capelli, che siano naturali oppure che siano appunto tinti chimicamente oppure con le erbe tintorie. I capelli giorno per giorno, se ci fate caso, sembrano sempre più chiari, e non è un'impressione, è proprio il cloruro di sodio che è presente nel sale marino che favorisce l'ossidazione dei pigmenti, appunto, che siano naturali o meno. Quindi se volete avere dei capelli più chiari, andate al mare per 3 mesi, visto che faticate, appunto, qualcuno di voi che magari stratifica troppo il colore dell'ausonio, dell'enè, lamenta sempre di aver raggiunto una tonalità troppo scura, ecco, andate al mare per 3 mesi e siete sicure di schiarire in modo naturale, però sempre aggressivo, perché purtroppo questo sbiadimento del colore i capelli comunque lo risentono come aggressivo, perché rimangono sempre molto fragili e risultano comunque inariditi e disidratati. Ovviamente, come vi accennavo, il danno non avviene solo a livello dello stelo, quindi del fusto, ma può avvenire anche a livello del cuoio capelluto, cosa ancora più grave, perché esporsi sotto il sole cocente senza la adatta protezione può portare al surriscaldamento e anche all'infiammazione della cute, può rompere l'equilibrio del film idrolipidico, che ha il ruolo proprio di proteggere la nostra cute e anche i nostri capelli, e altera il microcircolo, quindi rendendo difficile l'ossigenazione e il poter arrivare alle nostre radici con le dovute sostanze nutritive. Quindi è essenziale, quando parliamo della protezione dei capelli, di ricordarci che non andiamo a proteggere solo il capello, ma soprattutto il cuoio capelluto, che è quello che poi dopo nutre quello che vediamo all'esterno. Quindi è molto importante anche dare la protezione adatta alla nostra cute. Allora, va da sé che chi ha una chioma chiara, quindi bionda oppure castana chiara, deve prestare ancora maggior attenzione proprio per evitare di ritrovarsi con il cuoio capelluto ustionato. Ma andare al mare non porta solo preoccupazioni, ovviamente ci dà anche tantissimi benefici, al di là appunto della spensieratezza, dell'essere in vacanza, ma proprio ne giovano la nostra pelle e i nostri capelli, appunto, se andiamo al mare, non nelle ore centrali, mi raccomando. Anche perché l'acqua di mare possiede la proprietà di poter svolgere una leggera, naturale microstimolazione della nostra cute, e purificando i bulbi e anche il nostro fusto. Per non parlare dei benefici, appunto, che riscontrano i capelli grassi oppure chi soffre di dermatite seborreica come me. Che devo dire che 10 giorni al mare sono il rimedio naturale più efficace in assoluto rispetto a tutte le cose che abbia mai provato in passato,
perché non ne soffro proprio più fino all'autunno. Ovviamente bisogna prestare attenzione anche a quanto tempo lasciamo l'acqua di mare sui nostri capelli. L'ideale sarebbe portarsi da casa una bottiglietta con dell'acqua dolce, oppure sfruttare le docce che si trovano sulle spiagge attrezzate per toglierla il prima possibile, anche perché il sale inaridisce il fusto e in più i piccoli cristalli di sale marino che possono permanere sul nostro fusto sono come delle piccole lenti roventi che attirano i raggi solari e quindi vanno a disidratare ancora di più la nostra chioma. Quindi l'ideale sarebbe appunto risciacquare via il prima possibile l'acqua di mare e ovviamente utilizzare dei prodotti adatti per proteggere la nostra chioma, ma di questo ve ne parlerò nel prossimo video. Prima di chiudere volevo anche rispondere ad un'altra domanda che mi è capitato di leggere, ossia se ci sono delle tipologie di capelli che ne risentono meno rispetto ad altre. Ovviamente i capelli fini e sottili come i miei ne risentono molto di più rispetto a chi ha una chioma folta con un fusto grosso e robusto. Ovviamente anche chi ha un capello medio scuro, quindi ha una percentuale maggiore di melanina, è un po' più protetta, ha la chioma un po' più protetta rispetto a chi ha una chioma dal colore chiaro, quindi la percentuale di melanina presente all'interno del fusto è minore. Ciò non vuol dire che appunto se abbiamo i capelli scuri ne soffriamo di meno, ne soffriamo lo stesso perché è una blanda protezione naturale del capello, ma noi dobbiamo assolutamente lavorare sul ripristinare il film idrolipidico con dei prodotti dedicati e quindi mantenerli perennamente quando ci esponiamo al sole idratati e nutriti, per così dire. Ma di questo vi voglio parlare nel prossimo video, dove vi preannuncio, vi parlerò anche del nuovo prodotto che uscirà in questi giorni sul sito. È un prodotto per la cura dei capelli che va benissimo anche al mare. Non vedo l'ora di condividerlo con voi, di parlarvene. Intanto vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, come sempre, che vi abbia dato una maggiore consapevolezza su cosa succede quando ci esponiamo al sole, insomma quando andiamo al mare tutti spensierati. Ricordiamoci sempre di prenderci cura anche dei nostri bellissimi capelli. Vi saluto, condividete il video, ricordatevi di lasciare il solito like e noi ci vediamo tra pochi giorni. Ciao!